con il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Innanzitutto, sindaco, buonasera. Ciao, buonasera, come sta? Tutto bene? Sono, questa è una domanda che dovrei farla io, perché visto che lei è in quarantena, sindaco. Come sta, innanzitutto? In quarantena, mi sento bene. Sto completando la cura, ho quasi finito. Tra l'altro, dopodomani o domani dovrebbero farmi i tamponi di riscontro per verificare se effettivamente ho superato la fase della malattia, della positività. Niente, attendo, sperando di poter anche donare del sangue, perché mi è stato richiesto, ove mai dovesse risultare negativo, il sangue donato da chi poi si è immunizzato potrebbe essere usato per altre persone. Spero di poterlo donare quanto prima. Ok. Sindaco, lei è sempre stato un tipo battagliero, in trincea, in prima linea, controlli. Insomma, quanto è difficile adesso guidare la città di San Giuseppe Vesuviano da casa, insomma? È una sofferenza, letteralmente una sofferenza. E devo essere onesto, l'ho fatto in questi giorni, ho dato un contributo a tutta la macchina comunale e agli altri amministratori, ma sono stato sostituito brillantemente. Sono stato sostituito brillantemente dal vice sindaco, che ringrazio, e da altri amministratori, altri assessori, altri consiglieri comunali che sono rimasti sul campo. Purtuttavia abbiamo continuato a lavorare ho lavorato dalla mia postazione, al mio lazzaretto nel quale sono confinato. Colgo l'occasione, se mi è consentito, per ringraziare gli oltre 30 volontari che hanno reso possibile la distribuzione delle uova di Pasqua a tutti i bambini da 0 a 15 anni. Colgo l'occasione anche per ringraziare la ditta Crispo, che ha fatto questa donazione importante, un gesto importante per non far sentire i nostri bimbi, ecco, isolati in questa purtroppo triste avventura del Covid. Una bellissima iniziativa che, diciamo, si coniuga perfettamente con, diciamo, il messaggio che lei sta lanciando da giorni, cioè restate a casa, altrimenti insomma si rischia di essere contagiati. Altrimenti scattano le denunce, voglio dire, senza mezzi termini. Altrimenti scattano le denunce, anzi la ringrazio, perché colgo l'occasione, perché è un giornale che ha una vasta diffusione, ha una vasta eco. Mi consento appunto di utilizzare questo strumento che mi state gentilmente mettendo a disposizione per dire ai miei concittadini, grazie ai tanti che stanno rispettando le regole, ma per dire a tutti di continuare a restare a casa, quasi rischia di perdere una vita umana, e perdere una vita umana significa, per un atteggiamento irresponsabile, significherebbe veramente, ecco, una tragedia. Io ho sentito un sindaco della Lombardia stamattina in lacrime. Questo sindaco, questo amico mio Stefano Locatelli, mi rappresentava che avevano praticamente perso un'intera generazione, nonni morti, che avevano praticamente un contatto con i loro figli, un'intera generazione che è andata via, e quindi noi non dobbiamo correre questo rischio. Io vi ringrazio, è un messaggio che lancio chiaramente a tutti, lo dico a tutti quanti, a tutti i nostri sangiuseppesi, a tutti i concittadini: continuiamo a restare a casa, manteniamo le distanze fuori alla posta, manteniamo le distanze fuori ai supermercati, uscite solo per lo stretto necessario. Okay. Grazie sindaco, è stato gentilissimo. Grazie per avermi dato questa opportunità di partire, lanciare un messaggio alla mia città. Grazie mille.